affamati non solo per l'orario, le 13, ma perché Lazio e Ortigia vogliono i tre punti per iniziare al meglio il girone di ritorno. Buon pomeriggio e benvenuti al Foro Italico, incontro della 14ª giornata. Face to face, il galleggiante che scende e l'Ortigia che per un soffio ruba il pallone al numero 8, ancora il capitano. Palla al centro per Leporale, che come sempre ci mette lo zampone per l'1-0 della Lazio. Espulsione fischiata da Antonucci e dunque 30 che ripartono con l'uomo in più per l'Ortigia, che però spreca cercando di giocare velocemente il pallone. Attenzione però perché si lotta ancora con il pallone. Tiro di rigore concesso a Napolitano. Tutto pronto, parte Spagnoli, il tiro e la parata di Vincenzo Correggia. Spagnola, ancora Giacoppo, il pallone al centro per Napolitano, il pareggio. Netta la trattenuta. Attenzione però perché Cannella tiene un pallone incredibilmente contro due avversari. Ancora Cannella, espulsione presa dal numero 10. Cosa ha fatto Giacomo Cannella? Vediamo la Lazio con Giacomo Cannella che dopo essersi preso con forza questa espulsione la butta dentro il 2-1. Giù il galleggiante e ancora Ortigia che vince il confronto con Di Luciano. Il tiro, la parata di Correggia su Jelaka e il tiro di Napolitano per il pareggio 2-2. Giorgi alza al destro, la palomba impatta sulla traversa, va bene all'Ortigia. Attenzione, palla a Giorgi che si alza, Daniele Giorgi, 3-2 Lazio il punteggio. Uomo in più per Ortigia, attenzione, chiude alla grande Correggia. Ancora il numero 9, ancora al centro, grande Correggia, grandissimo Correggia. In maniera egregia, ricordiamo che il primo tempo ha parato anche un rigore a due mani. Attenzione però, palla rubata alla Lazio e può andare Di Luciano a tu per tu con Correggia che questa volta non può niente, si lamenta con gli arbitri Colosimo, l'azione dura secondo il capitano, 3-3 il punteggio. Gli va incontro a Bela, va invece al centro Giacoppo e tocca ancora Correggia. Cannella, Colosimo ancora, il tiro! Beffano tutti, il capitano! Ma che intelligenza, che capacità di trovare il tocco giusto al momento giusto di Federico Colosimo, 4-3. Sì, ottimo, ottimo Vincenzo, sta salvando il risultato. Chiudiamo la metà dell'incontro in vantaggio di 1. Tutto sommato, visto le azioni che hanno sviluppato entrambe le squadre, ci sta il risultato. I biancocelesti che ancora una volta però devono cedere nel confronto. Bravo numero 7 a dribblare, Vitale si alza, palomba, ancora Correggia, cerca Vitale, Vitale solo, si alza Vitale, stoppato da Caruso. 10 secondi per concludere, Colosimo, il tiro di Colosimo, stoppato da Caruso, Leporale, una magia di Matteo Leporale per il 5-3, cosa ha fatto? Fantastico, fantastico. E Spagnol sul fondo, doppio centro, palla su Napolitano, bravo a restare su e a trafiggere Correggia. Palla a Giorgi per Maddaluno, a spazio Maddaluno, l'angolo giusto di Raffaele Maddaluno, braccio caldo, quando punta l'incrocio dei pali lo centra sempre. Come in più per l'Ortigia, fase decisiva del match. Giacoppo alza il destro, il tiro, Leporale, Leporale, para lui dove non arriva Correggia. Sì, un eroe. Lottare come in questo caso con la palla per Sebastiani, trovato alla perfezione da Federico Colosimo, il gol del più 3, 7-4. 3 secondi per concludere, palla al centro per Leporale, non c'è irregolarità secondo Rovida, non c'è fallo su Leporale, attenzione. Di Luciano può andare a tu per tu con Correggia, il tiro di Di Luciano, la rete, 7-5. Uomo in più per l'Ortigia, il taglio di Giacoppo, bravissimo, andare a ricevere, la butta dentro Giacoppo, grande azione dell'Ortigia. Per l'Ortigia, Giacoppo, palla in mano, prova il dribbling, a 3 secondi dalla fine, la palomba, Correggia, tocca ma poi trova il gol, fischiato 2 metri, 2 metri
Chiesti da Savarese. Due metri. Rovida dice che è gol. Savarese dice che è due metri. Ma è abbastanza evidente qui. 7-6 il punteggio, annullato il gol. Ultimi 8 minuti di gioco questa volta. Lazio che ruba il pallone con Giacomo Cannella. Maddaluno, a spazio Maddaluno. Torna da Cannella. Cannella, è il tiro! Che grande parata di Caruso. Giacoppo. Attenzione, la butta dentro, il pareggio di Susak. Maddaluno è solo. Riceve adesso Maddaluno. Raffaele Maddaluno, 8-7 il punteggio, a 3:29 dalla fine. Sì, Maddaluno, palla Cannella. Cannella, palla lunga però per Colosimo. Ancora Vitale, chiede palla a Cannella, riceve Cannella! Più due Lazio a 2 minuti dalla fine, 9-7! Ci voleva Giacomo Cannella. Per Avela, ancora Giacoppo, correggia! San Vincenzo correggia oggi, credo si festeggi. Espulsione fischiata ad Ale Vitale, anche per lui, credo sia la terza. Gioca veloce l'Ortigia e trova il gol del numero 4, Jelaka. È però dietro il marcatore, riceve adesso Matteo Leporale, fallo semplice sul numero 9. Il tiro di Leporale, irregolarità. 15 secondi alla fine del match e palla all'Ortigia che è sotto di un gol. Palla a Cassia, espulsione fischiata al numero 8. E prende però un colpo poi Napolitano, da Napolitano. Cannella prende un colpo da Napolitano, va nel pozzetto, uomo in più per l'Ortigia. 10 secondi, poco più, per l'Ortigia con l'uomo in più. Jelaka riceve, Giacoppo, palla su Napolitano, correggia, 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 regala la vittoria alla Lazio, 9-8, grande successo dei biancocelesti che salgono a quota 19 in classifica. Lazio è più forte di tutto, con 3 giocatori fuori per limite di falli, una super Lazio che ottiene veramente una vittoria che potrebbe risultare determinante per il suo campionato. Sì, i ragazzi sono veramente impagabili e con questo piglio, con questo carattere sicuramente potremmo ambire anche a zone più alte della classifica, speriamo bene. È lunghissima, caro Ale, ma quello che era importante era vincere oggi. 9-8 il punteggio, 3 punti presi con le unghie e con i denti, con gli artigli dell'Aquila biancocelesti.